che sono Flayne e bentornati, siamo qui oggi ragazzi di nuovo su Minecraft con la Pixelmon con il 26esimo episodio. Lasciando perdere Lapras che ho provato ad affogarlo da qua in cima, ma purtroppo quello non crepa mai ragazzi, Lapras sembra fondamentalmente immortale. Negus. Qui appunto ragazzi, dopo che nello scorso episodio abbiamo creato il Gyarados Zombie, e qua voglio aprire una piccola parentesi, pronti a fare una cosa ragazzi strafiga. Ma innanzitutto ragazzi, prima di cominciare non puoi iniziare un video senza like challenge e ragazzuoli l'indovinello, l'indovinello enigma che appunto contraddistingue gli iscritti più H. E questo ragazzi, per mettere mi piace la cosa è abbastanza da stalla, perché dovete farlo con le orecchie urlando Somarasino. E per sigillare ragazzuoli la like challenge subentra come al solito l'enigma. Lo scorso ragazzi avevo chiesto di scrivermi la parola fieno con più A possibili, e il più veloce è stato Gabriele Scarbicchio. Appunto ragazzi, paglia è l'alternativa al fieno con più A. Raga, allora c'era anche l'altro, insomma, glitch, chiamiamolo, che era balla di fieno. Anche uno ragazzi poteva andare bene, ma il più veloce comunque è stato Gabriele a scrivere paglia. Quindi complimenti Gabriele, sei tu il vincitore dell'enigma di quest'oggi. Ragazzi, ma il prossimo enigma è appunto sempre qualcosa che riguarda la stalla, perché dovrete scrivermi qua sotto asino con più C possibile. E ragazzi, il primo che indovinerà appunto finirà nel prossimo video. Ma cosa faremo ragazzuoli quest'oggi? Quest'oggi ho intenzione di farvi due Pokémon veramente molto fighi. Il primo ragazzi è Scizor e il secondo è Steelix. Apro una piccola parentesi ragazzuoli, su Mewtwo mi avete chiesto veramente in tantissimi di fare la macchina e creare Mewtwo. L'unico problema è che non avendo ancora trovato la Master Ball, se creo Mewtwo lo ammazzo mi scappa, raga, cioè mi incazzo solo se ammazzo Lugia, figuratevi Mewtwo. Ma innanzitutto ragazzi andiamo a creare la Metal Coperta e catturare l'Onix che gira attorno al nostro orto, perché è giunto il momento ragazzi, dopo tanto tempo, tanti secoli che deturpa il mio orto, quest'oggi ragazzi lo cattureremo, perché appunto diventerà un fottuto Steelix, come piace a mia madre. Ok ragazzi, partiamo subito con il programma di registrazione che fa il cretino. Allora, ho catturato Onix, non mi ha salvato niente, e ho anche creato la Metal Coperta. Per chi non sapesse come si fa, basta aprire il crafting table, prendere i lingotti di ferro, creare il blocco ragazzi grosso di ferro che si crea appunto con 9 lingotti, questo qua ragazzi. Dopodiché mettete 4 lingotti sugli angoli, prendete la piastra di alluminio, ci tappate gli altri buchi laterali, dopodiché al centro ci mettete appunto, adesso io faccio un esempio con il siliconore, ci mettete il blocco di ferro grosso che avete creato prima con 9 lingotti di ferro, e così ragazzi avrete la Metal Coperta. Appunto ne ho create 2 ragazzi, e qua entra un altro problema, perché dovevo appunto fare ragazzi lo scambio con Nex per insomma far evolvere sia Onix che Scyther, e il problema è che quando lo apro ragazzi mi crasha il gioco. Quindi ragazzi ci metterò un attimo le mani attaccato, e se non ve lo porto insomma questa settimana ragazzi, probabilmente o la prossima o il prima possibile. E qui ragazzi riapro la piccola parentesi di Gyarados Zombie, quindi ragazzi nel lasso di tempo in cui dico che faccio Steelix, se casomai lo fa qualcun altro, non venitemi a dire al prossimo episodio tu hai copiato a destra e a sinistra. Come sempre ragazzi, per Gyarados Zombie avevo detto tipo un mese fa che l'avrei fatto, l'ho fatto dopo tipo 3 settimane, ma se in quel lasso di tempo lo fa qualcun altro ragazzi non vuol dire che l'ho copiato. Se ho detto 3 mesi prima che l'avrei fatto, capite che la cosa non c'ha un cazzo di senso. Vabbè ragazzi, dato che comunque non posso far evolvere né Steelix né Scyther, a questo punto io direi che ci rimane solo una cosa da fare ragazzi. Pesca agonistica del Magikarp a mani nude giù nel fiume. Porca troia, un Magikarp, c'è un Magikarp veramente. Buongiorno signor Tonno. Raga, non riesco a beccarlo manco da fermo. Vabbè, lasciamo perdere. Sono un fallito pescatore di Magikarp. Adesso ragazzi andiamo a caccia di leggendari, dato che sono di fianco anche la zona Rayquaza. Come prima cosa ragazzi, innanzitutto giro a vedere se è spawnato qualche boss, dato che ogni tanto qua spawna. Minchia c'è ragazzi uno sciacco che fa sberle con un poliziotto. Qui abbiamo uno Snorlax extra obeso. Lì ragazzi ci sono ancora tutti insomma i Pokelter, quelli che creai quando feci l'epica lotta contro quella merda di Jirachi, vaffanculo. E Salamence qua ne sa qualcosa. Ultimamente seriamente lo spawn un cazzo. Lo spawn... c'è un item. Ok perfetto, abbiamo un item, e questa volta incanto. Ma che minchia me ne faccio di incanto? No Torkoal, non farlo! Ma un Lugia ogni tanto potrebbe anche spawnare. Raga, non mi spawnano leggendari da non so tipo 3-4 episodi. Prima ragazzi me ne spawnava almeno un episodio, adesso se la tirano un pochino di più. Basta Diglett ragazzi, non li sopporto più. Cos'è? Ragazzi un altro item, un altro. È partito abbastanza itemoso questo episodio. Messaggio di fiamma, che cazzo me ne faccio. Dato ragazzi mi avete detto in tanti che insomma Groudon spawna nel deserto, ho passato tantissimo tempo nel deserto e non è mai spawnato, quindi qua mi sorge un fottuto dubbio. Abbiamo un Duspense piuttosto obeso, oppure deve aver preso qualche forma strana di via. Cosa c'è in fondo? Un Volcarona, che figo ragazzi, che figo, mi manca, questo lo voglio assolutamente. Livello 60, ottimo, 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 beccolo subito. Dati gli fa un po' troppo male, quindi mettiamo Charizard. Charizard mi raccomando, madonna santa quanto leva. Andiamo con Turbo Fuoco che non vorrei fargli troppo danno, gli levo una minchia così. Oddio, non dirmi che Turbin, no, per favore. Con tutti gli attacchi che poteva avere me lo son beccato con Turbin, dai. Ma raga, ma scappa sempre. Raga, cerco di levargli un po' di vita, che se riesco almeno a tirargli una Ultra Ball. Ok, non gli leva tanto. Oddio, Turbin, lo odio. Sto diventando imbecille, perché Slowbro mi fa sbadigliare ogni volta. Ehi, voglio sbadigliare. No, raga, serio, non si prende. No, non crepare, non crepare, vaffanculo, ragazzi. Ti prego, addormentalo, addormentalo.
Perfetto, ragazzi, è addormentato. Andiamo con la Ultra Ball perché voglio essere sicuro. Cioè, minchia, prendilo. Anche se dovrebbe essere addormentato. Non farmi turbi. C'hai la madre che è un fottuto verme. È un verme, tua madre è una... È un baco. E lo credo bene. Che potrebbe essere. Ragazzi, veramente mi sta uscendo i fusilli dalle orecchie. Slowbro, minchia. E poi, ragazzi, si becca anche male sto qua. Prendilo, cazzo, non si prende. Addormento lo Slowbro, ti prendo. Mangio la carta igienica. No, ragazzi, non la devo mangiare perché se la mangio ancora giuro che vomito. Ok, è addormentato. Adesso, ragazzi, andiamo giù con Cozzato Zen. Spero di fargli un po' di danni. Faccio un cazzo. Ma non si deve svegliare subito, però. Che palle, ragazzi. Cerchiamo di abbassargli un po' la vita. Cerchiamo di tirargli almeno un'altra Ultra Ball. Non ce la faremo mai. Donna mia, quanto gli abbiamo fatto. Gioco, ragazzi, con un'altra Ultra Ball. Raga, mi sorge un dubbio, ma non è che devo per forza prima catturare l'arvesta, eh. Raga, giuro che se mi usa ancora Turbine, io gli do con il DDT. Gli do con l'insetticida, bravo, si è addormentato. Veramente, ragazzi, sono esasperato. È imprendibile, mi sto incazzando come un lurido. Andiamo, ragazzi, con lanciafiamme. Ok, se si sveglia mi imbestialisco. Andiamo con onda calda, fagli del danno. Ok, ragazzi, andiamo ancora con lanciafiamme. Niente da fare, ragazzi, si sveglia sempre prima che tiri la Ultra Ball. E quindi questa penso sia l'ultima, dopodiché mi incazzo e lo ammazzo perché non ne posso più. Devi capire, Volcarona, che se io mi incazzo e ti offendo, cioè c'è un motivo, non è che io lo faccio così perché sono scemo. Ragazzi, ultimo tentativo, prometto, ultimo tentativo. Adesso, insomma, proviamo con Cozzato Zen. Ok, perfetto. Bravo Salamence, ha fatto qualcosa di furbo. Non ci posso credere, ragazzi. Allora, ha vita bassa e ha anche una condizione speciale, quindi giù con la Ultra Ball. Se ce lo prende Salamence, trofeo, ragazzi. No, non ce la può mai fare Salamence perché è un coglione. Facciamo una cosa, raga, aspettiamo l'alba, poi andiamo a cercare Rayquaza che è meglio. Dove sei mio quazzo bello? Salta fuori. Ragazzi, non salta fuori il Rayquaza fra un po', insomma, si tira leggermente. No, ma c'hai ragione tu, Osvanni, c'è l'incremento sulle cipolle è qualcosa da infami. Vabbè, ragazzi, avviciniamoci all'oceano, come abbiamo il tempio di Zapdos, però non ho ancora la boccia da inserirci dentro. Buongiorno, lei mi dicono che è la madre Bolt, ragazzi, approfittiamone per livellare il nostro coso, il nostro Slowbro. Menalo come un fabbro, tiralo fuori, sbattiglielo in faccia, bravissimo. Ok, perfetto. Prossimo che butta è un... Ah, minchia, l'ho fatto manco in tempo a leggere, bravissimo. Bravo, così mi piace, Slowbro. Abbiamo ancora i Pokelter dell'ultima sfida con Lugia. C'è un Nidoking che io direi di sfruttare l'occasione per livellare ancora Slowbro. Vai così, cazzuto Slowbro. Andiamo con Cozzato Zen, non si fa così. Si fa così a far del danno. Giù con Cozzato Zen, perfetto. Ancora con un altro e se ne va a fare in culo. Grande coniglio crudo, minchia, ma questo cosa fa? Scuoi i conigli e poi se li mette in tasca. Buongiorno, signor deficiente, mi scusi se la disturba. È che dovrei livellare Slowbro, ma ha detto che aveva bisogno di fare un po' di esperienza. Lei, insomma, si è offerto, non volontariamente, ma va bene lo stesso. Perché non gli faccio una minchia? Ok, andiamo con Cozzato Zen, vorrei fargli del danno in teoria. Ecco, ok, bravo Slowbro, così, perfetto, ragazzi, anche livellato, così ti riconosco. Giù con Cozzato Zen, picchia con le cozze. Come fai a morire contro una tartaruga? Vabbè, ragazzi, andiamo con Typhlosion. Il prossimo è un Magnetone, questo lo ammazzi bene, Odio quelli con vigore. Ok, ragazzi, abbiamo un altro item qui ed è una Premier Ball. Ok, ci avviciniamo, ragazzi, cominciamo a trovare qualche palla. Prima o poi troveremo la palla maestra. Qua c'è uno, probabilmente è un coglione. Cosa ci abbiamo qua, ragazzi? Un altro item. Minchia, ho chiesto qua, ragazzi, l'episodio degli item. Non so quanti li avranno trovati. Passi episodi dove non trovo una minchia. E questa volta abbiamo un altro cazzo di messaggio. Basta, non ne posso più. Allora, c'è un tipo del Team Rocket. E qua Slowbro, mi sa che lo esci. E con un sacco di cose vicine ce l'ammazzi. Perfetto. Il prossimo è un Dodrio, ragazzi, un fighissimo Dodrio. Che leva anche troppo, quindi ammazzalo, non morire. Ok, ragazzi, Dodrio è abbastanza ostile. Facciamo pigro che recuperiamo un po' di salute. E poi ripartiamo con le cozze. Giù con le cozze. Ragazzi, spennata, è un attacco ignorante e forte allo stesso tempo. C'è un Doduo. No, i Doduo dopo il Doduo della montagna non li voglio più vedere. Guardate che stronzi, ragazzi, ti levano vita piano piano e poi alla fine ti ammazzano. Perché sono veramente dei figli di Androcchia. Tiragli le cozze, affoga questo Doduo con le cozze. Oh, bravissimo, ok. Adesso c'è un Pidgey e Pidgey si ammazza bene. Tira le cozze come se non ci fosse un domani. Perfetto, ragazzi. Allora, raga, è un'ora che registro, di solito almeno un leggendario mi salta fuori. Cosa c'è, ragazzi? Un item nascosto. Spaccaroccia, ok, ottimo. Un MN, perfetto. Prossimo obiettivo, ragazzi, è anche prendere un Wobbuffet, perché quel Pokémon è la vita. Wobbuffet! Niente, raga, proprio i leggendari questa settimana a fanculo. Io qua speravo saltasse fuori Rayquaza, ma ho capito che anche oggi nada. Buongiorno, signor pescatore, salve, va bene, ok, ragazzi. Allora, un altro oggetto, ok, dammi un oggetto
Figo, fortun pugno, non so come da diavolo sia, fatemi vedere un secondo. Ah, ok, tipo un di quei pugni a molla. Ragazzi, abbiamo un Larvesta, ragazzi, abbiamo un fottuto Larvesta e per toglierci il dubbio noi lo catturiamo, così ci salta fuori un altro Volcarona, lo prendiamo e siamo a posto. Non voglio sprecare più di una Love Ball, te lo dico subito, quindi o stai dentro questa, oppure se mi attacchi Typhlosion, ti becchi le fottute mazzate. Giù con attacco rapido Larvesta, fotte sega. Troverò, ragazzi, prima o poi, o non lo so, perché insomma comincia a perdere un po' la speranza. Ragazzi, ci rinuncio, cioè, veramente, quest'oggi le leggendari non saltano fuori. A sto punto non lo so, proviamo ad andare qua in cima. La montagna con la doppia cascata è veramente molto figa, comunque veramente molto carina. Beh, però avrei preferito trovare un Wofet, eh. Dai leggendari, spawnate, spawnate. Ragazzi, abbiamo trovato il tempio acquatico, quello sotto l'acqua, il tempio dell'oceano. Dai, poteva avere Voltor, ma almeno lo facciamo saltare per aria. Vabbè, niente, qua intanto cosa c'è? Una sorta di Magikarp incastrato. Vabbè ragazzi, fotte sega, andiamo avanti. Verso il waypoint del Pokémon stronzo, ma dovrei avere ancora, esatto, spawn boss base. Qua se non ricordo male, era spawnato, insomma, un golem boss. E dove spawnano un boss, ne spawna sempre anche un altro. Adesso facciamo una cosa, tiriamo fuori il nostro fighissimo Latios. Cerchiamo in giro a vedere se troviamo qualcosa. Perché mi si aprono i messaggi così a caso? Porca puttana, ragazzi, un leggendario è spawnato. Perché mi si è bloccato tutto, ragazzi? È spawnato un leggendario. Ragazzi, è spawnato finalmente un leggendario. Che sia la volta buona che prendiamo Lugia. Non lo so, ma spero che si sblocchi. Perché si è bloccato tutto? Sbloccati! Non è che ti potevi bloccare quando c'era Larvesta, no? Quando spawna un leggendario. 6 and a half hours later. One eternity later. Day 4. Raga, penso proprio che si sia bloccato del tutto perché, cioè, non si muove più niente, è praticamente morto. Ormai sono 10 minuti che aspetto e penso che non si riprenda più. Niente ragazzi, mi toccherà terminarlo con il rischio anche di perdere uno tra Charizard, Slowbro, Latios, Typhlosion, Celebi o Salamence. Nel caso dovessi perdere uno di questi, ragazzi, mi incazzo come uno che trova 20 scintille su Clash Royale. Una cosa spettacolare. Niente ragazzi, a sto punto io direi di poter terminare qui questo episodio. Dinanzi comunque abbiamo un Latios, abbiamo il coniglio crudo. Penso possano meritare, ragazzi, un like. Io ragazzi comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Abbiamo trovato manco un leggendario, cioè in teoria ragazzi il leggendario l'abbiamo trovato. Il problema è che è un leggendario misterioso perché non so che cazzo il leggendario sia. Io ragazzi comunque spero che questo video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto di lasciarmi un bel mi piace, ragazzi, un commentino, iscrivetevi al canale se volete. Trovate Facebook o Instagram in descrizione nei commenti come al solito, ragazzi. È uscito un altro video alle 14 di Next, fino a quando foste persi, trovate comunque il link qua sotto nei commenti. E che dire ragazzi, qui da Flenda il coniglio crudo, da Latios e dalle imprecazioni che dirò tra poco. È tutto, bene. Mi chiamo Tejota, he vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Ha matado a mi madre, balaste el adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16. Voy a matar a todo el que se cruce como lo...